Oggi vi porto all'appuntamento più glamour del mondo del vino. Il Vinitaly, no? Non so se lo sapevate, ma uno dei motivi principali per i quali la nostra splendida regione toscana viene scelta da milioni di visitatori tutti gli anni è proprio l'enoturismo, ossia la passione per i nostri fantastici vini. La Toscana vanta infatti la prima posizione in classifica per numero di prenotazioni di esperienze enogastronomiche sul portale TripAdvisor. Come ben sappiamo, il vino è nel DNA della Toscana, dagli Etruschi al Medioevo, dal Rinascimento all'Illuminismo e al tempo stesso storia, futuro, passato e prospettiva. Basti pensare che uno dei vini oggi più quotati e ricercati, il Sassicaia, nasce in realtà come vino fatto per la casa, dagli Incisa della Rocchetta. Il 55esimo Vinitaly, dal 2 al 5 aprile, è sicuramente la più grande ambasciata del vino. Con oltre 4.400 aziende da tutta Italia, 30 nazioni coinvolte, con un contingente record che supera i 1.000 top buyer da 68 paesi selezionati, che sono venuti per assaggiare, parlare, confrontarsi su questo nettare che nel bel paese vale 31,3 miliardi di euro, impegna 530.000 aziende e circa 870.000 addetti ai lavori. Secondo i numeri di Smea, per il vino Made in Tuscany, il 2022 sarà un'annata da record, almeno dal punto di vista degli incassi riferibili all'export delle DOP. Le stime parlano di oltre 690 milioni di euro con un più 7%, anche a fronte di una flessione in termini di volumi meno 3%, in linea con le altre DOP nazionali. Centinaia le aziende toscane presenti a questa edizione del Vinitaly, dal Brunello al Nobile di Montepulciano, dal Chianti al Morellino di Scanzano, passando per i vini di Bolgheri e la Vernaccia di San Gimignano. Ogni anno la classifica più attesa da tutto il mondo è quella di Opera Wine, effettuata dalla prestigiosa rivista Wine Spectator, che per l'edizione di quest'anno ha selezionato le 130 migliori etichette, dove domina ancora la Toscana con 35 aziende selezionate, di cui 11 Brunelli. E come ogni anno, anche io aggiorno la mia personale classifica, che deriva non solamente dalla degustazione dei prodotti, ma anche dal fascino della storia delle aziende in questione. Ecco la mia top 10. Tra i Brunelli di Montalcino, Madonna Nera, Salvioni e il Marroneto. Tra i Chianti, Cacchiano, Castello di Fonterutoli e Monsanto. Tra i Nobili di Montepulciano, Buscarelli. Tra i vini di Bolgheri, Ornellaia e Sassicaia e a Cortona, Baracchi. Numeri, classifiche, degustazioni su degustazioni, ma alla fine il vino resta prima di tutto un prodotto che racconta le storie e le passioni di chi lo produce. E aggiungerei che il vino va anche oltre, perché con un cin cin sono nati amori, amicizie, con un brindisi sono nati accordi che hanno cambiato la storia. Il vino è la nostra storia, è il nostro futuro. Il vino siamo noi italiani, noi toscani. Insomma, il vino è vita.